Ragazzi, bentornati con un nuovo appuntamento. Oggi sono felice ed esaltato perché ho comprato questo panettone che voglio gustare con voi. No, non è vero, non l'ho comprato il panettone, l'ho fatto io. Vi farò vedere come preparare un panettone classico fatto in casa. È un po' laboriosa come videoricetta, ma vi assicuro che il risultato è garantito. Mi stavo accingendo a tagliarlo, ma ho detto andiamo ad assaggiarlo insieme, perché la prova dell'assaggio ormai lo sapete è una costante nelle mie videoricette. Seguite tutti i passaggi, ci saranno delle slide con tutti gli ingredienti per realizzare questa videoricetta, quindi ho fatto un po' un tutorial diverso questa volta. Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti, seguitemi perché siamo pronti per preparare questo panettone. Iniziamo con la pasta lievitante mettendo in una mini boule il lievito, l'acqua e la farina. E con un mestolo cominciamo ad amalgamare gli ingredienti. Quando si sono cominciati a legare li mettiamo sul tavolo per creare una pallina. Sarà la nostra pasta lievitante. Come potete vedere riprendiamo la boule e mettiamo al suo interno la pasta. Con un canovaccio sopra lasciamo che cominci a lievitare. Abbiamo preso ora una planetaria, abbiamo messo il cestello, un gancio a foglia, come potete notare. Io prendo la pasta, la vado a mettere nel cestello della planetaria, con il latte. Aggiungo anche lo zucchero. Chiudo la macchina e comincio ad impastare a velocità 1. Passati 3 o 4 minuti vado ad aggiungere il malto d'orzo. Chiudo la macchina, sempre a velocità 1. Dopo che si sono amalgamati gli ingredienti, vado a mettere circa metà della farina che occorre per il primo impasto. Richiudo la macchina, come avete visto, sempre a velocità 1. Dopo 3-4 minuti, anche in questo caso, aggiungo tutta la farina. Richiudo la macchina, velocità 1. Come vedete, gli ingredienti si sono ben amalgamati, quindi è il momento di aggiungere le uova. Continuo con la lavorazione e dopo che anche l'uovo si è ben mischiato agli altri ingredienti vado ad aggiungere il burro fuso a temperatura ambiente. Chiudo la planetaria sempre a velocità 1. Non abbiate fretta perché gli ingredienti si devono ben mischiare, soprattutto il burro come in questo caso. Una volta che abbiamo ottenuto questo risultato alziamo la velocità della macchina. Dopo 3-4 minuti togliamo il gancio a foglia e mettiamo il gancio classico. Chiudiamo l'impastatrice e andiamo ad impastare per altri 5 minuti. Dopo 5 minuti ci troviamo questo risultato. Con una spatolina andiamo a dare un po' di forza all'impasto per la prima fase di lievitazione che faremo in forno. Questo, come vedete, è il risultato che abbiamo ottenuto con il primo impasto. Quindi ora possiamo andare in forno, dove io vi consiglio di mettere una boule con dell'acqua bollente che ci permetterà di avere all'interno del forno una temperatura costante. Vado a prendere il cestello della planetaria con all'interno il primo impasto e comincio la prima fase di lievitazione. Dovrà raddoppiare se non triplicare il suo volume. Sono passate circa 7 ore, 8 ore e guardate il lavoro, il lievito lo ha fatto molto bene. Ora ci trasferiamo nuovamente sull'impastatrice. Come notate io ho fatto questa pasta di arancia candita che è fondamentale per dargli il profumo. Ritorno con il gancio, comincio a mettere la farina, le uova col tuorlo, il sale e lo zucchero. Anche la nostra pasta di arancia candita, se volete aromatizzarlo un pochino di aroma di vaniglia. Chiudo la macchina sempre a velocità 1.
È fondamentale che capiamo il meccanismo di questo impasto, perché gli ingredienti sembrano essere molto morbidi, ma con un impasto lungo questo è il risultato che otteniamo. Tra l'altro avete visto, io ho alzato anche la velocità dell'impastatrice e dopo circa 10 minuti ci troviamo un impasto di questo tipo, appiccicoso, lucido, ed è qui che noi andremo ad aggiungere l'altra parte di burro fuso, sempre a temperatura ambiente. Chiudiamo la macchina sempre a velocità 1 e noteremo che l'impasto tende, una volta messo il burro, a slegarsi, ma non vi preoccupate, questa è solo la parte iniziale. Come notate, dopo 10 minuti che il nostro impasto va, ci troviamo questo bel risultato, un impasto lucido che noi ora togliamo dal gancio. Ci trasferiamo sul tavolo, con una spatola cerchiamo di dare forza all'impasto. E la seconda fase sarà quello di prendere l'impasto, girarlo continuamente su se stesso, sbattendolo sul tavolo. Dopodiché iniziamo la prima fase di riposo di circa 10 minuti. Rimettiamo l'impasto in macchina, mettiamo tutti quanti i canditi, chiudiamo la macchina a velocità 1 finché i canditi non si andranno a mischiare all'impasto. I canditi si sono ben mischiati all'impasto. Cosa facciamo ora? Ritorniamo sul tavolo. Facciamo lo stesso lavoro di prima, ovvero giriamo l'impasto su se stesso per dargli forza. Per 45 minuti lo teniamo a riposare con il canovaccio sopra. Ora lo riapriamo. Noi ci serve fare in questo momento la pirlatura. Altro non è che il procedimento che permette al nostro impasto di crescere verso l'alto. Come vedete, io mi sto sfregando con il burro le mani e lo avvolgo in senso orario. Come vedete, lo schiaccio e l'avvolgo, lo schiaccio e l'avvolgo per alcune volte, dopodiché lo vado a prendere, lo giro sulla parte sottostante e lo vado a pizzicare, lo vado a chiudere in questo modo prima di metterlo nel pirottino. Anche questo procedimento ci permetterà di far salire il panettone verso l'alto. Come vedete, io ho preso questo stampo e lo dobbiamo mettere al centro. Facciamo la stessa parte di lievitazione come l'abbiamo fatta per il primo impasto, con una boule di acqua bollente, e mettiamo nel forno anche il nostro pirottino pronto per la lievitazione. Trascorse circa 8-9 ore ci troviamo un impasto ben gonfio, ben maturato, e questo è il risultato che vogliamo ottenere. È arrivato il momento di accendere il forno per la cottura, 170 gradi statico. Sotto la griglia abbiamo messo una piastra affinché non si bruci il panettone e con un coltello, in maniera molto delicata, andiamo a fare la famosa croce, la famosa X. Mi raccomando, delicati affinché non si afflosci. Una cosa fondamentale sarà quella di mettere una noce di burro proprio sopra il panettone lievitato. Inforniamo e cominciamo la prima cottura di 10 minuti. Mi raccomando, occupiamoci della cottura del cuore, che deve essere di non più di 96 gradi, ancor meglio 94, quindi ogni tanto andiamo a vedere col termometro. Ancora è presto, mettiamo un foglio di carta d'alluminio quando comincia a colorarsi al fine di non bruciarlo sulla parte superiore, richiudiamo il forno. Il nostro panettone, come notate, è pronto, ha raggiunto i 94 gradi, ma ora è arrivato il momento di andarlo a girare sotto sopra. Procuriamoci quindi due ferri e una pentola abbastanza grande, come in questo caso, al fine di non far afflosciare durante il raffreddamento il nostro panettone. Questo procedimento ci permetterà di far sì che la parte sopra non si schiacci. Ecco che abbiamo il nostro panettone pronto. Come vedete, io, dopo che si è raffreddato, ho preparato della carta trasparente per andare a chiuderlo. Questo è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché lo conserviamo al meglio e andiamo anche a spruzzargli dell'alcol, quello per fare i liquori, non vi preoccupate, perché poi dopo qualche ora evapora. Questo servirà per una migliore conservazione. Lo andiamo quindi a chiudere, lo leghiamo per bene. E lo lasciamo riposare così prima di gustarlo
per 2 o 3 giorni. Allora ragazzi, è un po' laboriosa, vi ho detto, ma sicuramente se avete seguito tutti quanti i passaggi non rimarrete affatto delusi. Però in questo momento vogliamo andare a vedere com'è venuto il panettone. Abbiamo detto che la carta trasparente non è semplicemente un vezzo, ma serve proprio per conservare al meglio il panettone insieme all'alcol che gli abbiamo spruzzato. E ripeto, non vi preoccupate perché i bimbi lo possono mangiare, perché nel giro di 2-3 ore tutto l'alcol evapora. Andiamo un po' a vedere in presa diretta com'è venuto. Guardate, allora, questo è un panettone che ho fatto basso. Se avevate uno stampo, un pirottino con un diametro un pochino più piccolo e un pochino più alto, vi veniva ovviamente un panettone più alto, ma non importa, l'importante è che il panettone è venuto, vedete, è abbastanza morbido. Ora non ci resta che andare a fare la prova del taglio e poi dell'assaggio. Andiamo a vedere un po' com'è venuto. Seguitemi in questa avventura. Io vi dico già che solo a tagliarlo, ragazzi, è morbidissimo, molto morbido, ma soprattutto esce un profumo per questa arancia candita che non è, come avevo detto prima, una cosa secondaria. Dovete metterla per forza, perché questa è quello che vi darà il profumo. Poi lo potete andare, diciamo, a riempire con cioccolato, con le noci, se non volete, diciamo, l'uva passa o i canditi. Comunque andiamo a tagliare una bella fetta, andiamo ad assaggiare. Venite a vedere, lo andiamo ad aprire insieme. Guardate che bello. Oh, questo è il panettone con la mia ricetta che ho riproposto per voi, ma mamma mia, il profumo è davvero buonissimo. Ora non ci resta che andare ad assaggiare. Ragazzi, è speciale, ma sapete qual è la soddisfazione più grande? Quello di averla fatta a casa. Quindi riproponete questa ricetta alla vostra famiglia, lasciatemi dei commenti, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati qui nel canale e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0. Da me e da questo bel panettone vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vado a far merenda!